se la giudica Livrea di Angeli il campionato regionale giovanissimi fascia B 2010-2011 con una perentoria quanto sudata vittoria per 3-1 contro il Pinerolo. Eppure i Diesi si presentano con un camaleontico 4-4-2 e in fase offensiva si trasformano in un 4-1-3-2 con Favre a supportare l'attacco. Dall'altra parte il tecnico Gerbaudo opta per un duttile 4-2-3-1 con il trio intercambiabile formato da Sobrero, Sadi, Baruzzo alle spalle di Mondo. L'avvio di gara è di quelli che nessuno si aspetta, perché dopo soli 2 minuti è già gol, ma per il Pinerolo. Punizione dei 25 metri di Sobrero, che si va a insaccare quasi imparabilmente sotto la traversa, per l'incredibile vantaggio dei Blues. Livrea appare imballato, forse per la troppa pressione della partita, e fatica a rendersi pericoloso dalle parti di Gigli, se non con tiri velleitari. Il pallino del gioco rimane nelle mani dei Nero Arancio, che al 17esimo trovano un calcio di rigore molto contestato da parte dei pinerolesi per un fallo su Pititto. Il difensore tocca il pallone e sullo slancio travolge il 9 avversario. Dagli 11 metri Niccolò Fasolato non si fa tradire dall'emozione e insacca per il momentaneo 1-1. La partita rimane vivace e subito dopo è Matteo Fasolato a cercare la rete con un tiro dal limite che l'estremo avversario mette in angolo. Sull'altro fronte è il migliore dei suoi Baruzzo a provarci con una punizione dal limite che finisce di poco fuori. Il gol è nell'aria e arriva al minuto 25 con Pititto, che tenuto in gioco da Saadi, gira di destro in rete per il 2-1. In apertura della seconda frazione è ancora Pititto a farsi vedere in avanti, con una conclusione da posizione defilata che finisce alta sopra la traversa. In mezzo al campo è il solito Favre a dominare la scena, con tanta qualità ma anche quantità. A chiudere i conti però ci pensa di nuovo l'attaccante Porediese, che insacca dopo una sventurata deviazione di un difensore avversario sulla verticalizzazione di Fasolato. Bravo e fortunato quindi Livrea, che con questo gol ipoteca la vittoria e nei minuti finali c'è ancora tempo per assistere ad altre giocate straordinarie di Favre, che prima manda in porta Pititto, il cui tocco è troppo debole, e poi su un contropiede corale serve su un piatto d'oro il pallone a Zambolin, che però calcia addosso a Gigli. Al triplice fischio finale del signor Di Costa può esplodere la festa per i Nero Arancio, che arrivano al titolo dopo un percorso netto dalla prima all'ultima giornata, e scusate se è poco. Mentre il Pinerolo del duo Gerbaudo Prochietto non può rimproverarsi nulla e anche i suoi supporter sembrano aver apprezzato la prestazione della squadra.